Io non sono mai stata donna di potere, ossia fieramente per me il potere è la conoscenza, la bravura, la costanza. Il privilegio di avere accesso a tutte queste immagini è dovuto al fatto che io vengo da una famiglia borghese, una piccola, onesta borghesia. Non mi interessava fare il pittore, non mi interessava fare il poeta. Io facevo canzonette, facevo illustrazioni, facevo immagini di consumo. Il concetto dell'ambito del riprodotto l'ho avuto sempre chiarissimo. Cominciai a frequentare Pompei, che aveva le mani un po' lunghe e poi soprattutto era pure comunista. Poi ci fidanzammo con grande scorno di mio padre. Il motivo scatenante per occuparmi dell'illustrazione è stato il materiale di mio suocero Mario Pompei. Lui era amico di Ciano, che era suo compagno di scuola, che un giorno gli fa: "A Maria, che mo fai il libro d'estato?" Mario Pompei avrebbe anche potuto dire: "No, grazie, io dei vostri libri di Stato di merda del merdoso partito fascista non ne voglio mezza", e la cosa si sarebbe chiusa. Vieni qua, forse c'è qualcosa che ti va bene. Nella memoria di Fellini, queste immagini erano talmente forti, talmente dominanti, che lui è riuscito a reinserirle nella strada. Non di Suoli Caracci o di Donato Creti vive l'uomo. Sono stati i letterati a dire: ogni documento vale, ogni documento iconografico vale. Io arrivo a sta casa di Lucio Dalla e vedo questo ragnino nero nero peloso con un baschetto in testa, perché lui già lo portava, non aveva ancora il parrucchino, baschetto in testa e perennemente in perizoma seminudo. Volevo risarcirlo con una canzone sul padre. In realtà ne venne fuori una canzone sulla madre, che era Gesù Bambino, scritto tutto attaccato. Alla mia simpatica dipartita lascerò detto ai miei eredi questa roba di farne un simpatico falò in piazza. Per cui con striscioni chiamiamo i giornalisti e diciamo: oggi diamo fuoco alle 179 scatoline del Museo dell'Illustrazione. Come loro sanno, io non sono laureata, pausa d'effetti, ma ho avuto grandi maestri.